I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. L'estate, beh sì, l'estate è il miglior tempo che c'è. Lo diceva il buon Guidobaldo, che d'estate a volte fa caldo. Lo diceva la dolce Alice, che d'estate tu ti senti felice. Lo diceva il vecchio Nerone, che se sudi sei un grande coraggioso. Perché l'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. Pronti per un nuovo appuntamento che durerà 40 minuti. Siamo molto vicini, vicinissimi a questo appuntamento importante, molto atteso perché prima estrazione del nuovo mese, quindi entriamo in un nuovo ciclo, si tiene alle spalle quello che è successo ad agosto, ora bisogna portare i nuovi risultati a casa. Abbiamo anche comunque fatto un bel sommario di quello che è successo ad agosto e non ci possiamo veramente lamentare. Speriamo di iniziare bene in quarta anche questo nuovo mese, lo scopriremo tra un po'. Vedremo intanto anche i nostri esperti cosa stanno preparando per voi per questa attesissima prima estrazione di settembre. Un bel ritrovato intanto, poi avremo anche le notizie che riempiranno questo appuntamento, il nostro Lio. Eccoti qua, anche tu in nero un pochino. Assolutamente sì. Ciao Sheila, ben ritrovata, ben ritrovati a tutti voi. Abbiamo questa diretta veloce purtroppo perché durerà solo 40 minuti. Beh, il tempo sarà utile e necessario per darvi le nuove informazioni valide per la prima estrazione del mese di settembre. Ed eh sì, oramai il mese d'agosto è andato, di conseguenza è stato veramente un fantastico mese d'agosto. Abbiamo iniziato proprio con la prima estrazione di agosto, sabato 1 settembre, 1 agosto, nel vincere il 32-77 alla ruota nazionale, e abbiamo chiuso proprio sabato sera con la vincita alla ruota di Venezia del 9-82. Quindi veramente è stato un mese importante perché sono arrivati degli ambi al primo colpo di gioco, molti ambi al primo colpo di gioco, ed è chiaro che nel corso di questa diretta noi andremo a vedere, beh, in primis i risultati di sabato sera, e se faremo in tempo faremo una carrellata anche degli altri risultati. Ma attenzione, perché io con Marco abbiamo già valutato le nuove informazioni, ancora una volta poche informazioni, le migliori in assoluto, di conseguenza diventa veramente importante questa diretta per dare la possibilità anche a tutte le persone nuove di ascoltare i nostri consigli. E allora Sheila, io partirei proprio nell'andare a vedere la ruota del Lotto di Venezia, questo 9.82. Beh, sono arrivati veramente centinaia e centinaia di foto, di scontrini di questo 9.82, e pensate, se arrivava il 90 era un terno, ma questo 9.82 è stato un altro esito fantastico, perché a ruota, perché al primo colpo di gioco, vedete che sono tutti uguali, Bari-Venezia, dal Bari-Venezia avevamo questo 9.82.90, che poi l'82 era un abbinamento del 9.90, e di conseguenza questo è diventato l'ambo più vinto sabato. Fantastico, e grazie perché tantissime amiche stanno ancora mandando la foto dello scontrino di questo 9.82. È andata bene ancora con due ambi secchi sempre al primo colpo di gioco. In effetti abbiamo anche il 9.33 alla ruota del Lotto di Venezia, arrivato a tutte le ruote
vuote perché era Cagliari Roma, è arrivato a Venezia, quindi io sono preciso perché deve essere così, è giusto che a casa vi arriva il messaggio giusto. Questo era Cagliari Roma, è arrivato secco a tutte le ruote, quindi uscendo a Venezia, e come altro ambo 68-81, anche questo è arrivato secco al primo colpo di gioco a tutte le ruote perché era su Milano-Napoli, è uscito a Genova, e questo è l'otto segreto. Sempre a tutte le ruote il 78-87 e il 19-89, altri due ambi per tutte le ruote, e poi chiudiamo le vincite di sabato dell'ultima estrazione di agosto col 23-61 alla ruota dell'otto di Bari. In settimana si era centrato il terno a Palermo, ricordate il 27-90 e il 27-74-90. Bene, attenzione, perché la ruota dell'otto di Palermo ha proprio dato questo terno nei quattro numeri, se vi è andata male, ma è un signor terno a ruota con il 90. Il 27-90 era proprio l'ambo base, era l'ambo principale, e proprio la ruota dell'otto di Palermo ha fornito questa informazione importante interno. Stiamo, Michele, su Palermo con il 9-80, altro fantastico ambo nei tre numeri, o ambo secco 9-80. Beh, è stato veramente straordinario, perché proprio la ruota dell'otto di Palermo, sempre con i nostri consigli tecnici e statistici, aveva favorito anche questo bel 9-27. E nel corso di questa diretta spizzichi e bocconi vedremo anche altri risultati di questo mese d'agosto, ma attenzione, perché noi ci dobbiamo concentrare subito immediatamente nella nuova condizione del 90. Abbiamo una doppia condizione alla ruota di Napoli e Venezia, 66-24, somma 90 nei quarti estratti, 9-45-81, triangolo di figura 9, e allora una fantastica doppia condizione, che questa veramente è un urlo per il 90, perché il 90 già l'avevamo trattato a Napoli, alla ruota dell'otto di Venezia è palese perché era l'82 l'abbinamento del 9-90, e allora abbiamo i due ambi e il terno secco di Napoli-Venezia. Andiamo di là in redazione, signori, valutate attentamente questa informazione perché è oro, andiamo di là. Molto bene, consiglio aggiornato alla prima estrazione di settembre, allora il fantastico 895095, ripeto 895095, raggiungibile da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari, vi permetterà di avere i due ambi secchi e il terno secco alla ruota di Napoli-Venezia. Vi ho spiegato la condizione, ma ora nel tecnico e nel pratico questo portale, dopo il tasto 3, vi dà unicamente due ambi un terno secco, perciò ancora una volta pochi numeri migliori in assoluto. Valutate, signori, attentamente la qualità dei numeri, non la quantità, e mettendo in campo i due ambi e un terno, beh, abbiamo più svariate possibilità per centrare l'ambo e il terno, anche perché quel 982 di Bari Venezia lo abbiamo centrato valutando una sola combinazione, era 990 più l'82, e allora attenzione, perché se i numeri si preparano con criterio, perché ci sono alla base delle condizioni come quelle che vi ho mostrato, diventano veramente di facile gestione. Due ambi secchi e un terno secco, occhio al primo ambo di Napoli-Venezia, fatelo vostro all'895-095, tasto 3. Vola sempre più su.
Molto bene, abbiamo iniziato con questo 895-095, nel dettaglio due ambi e un terno secco estremamente importanti per questa prima estrazione del mese, importante questa formula perché è una doppia formula dove il 90 già era atteso, quindi la doppia condizione è una conferma dei due ambi e del terno secco. Sheila. Grazie Elio, allora parliamo di nostalgie e quando parliamo di nostalgie parliamo di loro, perché quando siamo in coppia è nostalgia uguale anni 80, perché una delle caratteristiche, una delle tante degli anni 80 era la gommina, eccola qua, per le capigliature a cresta o comunque artisticamente modellate. Strumenti perfetti erano le varie gommine che allora come ora si applicavano sui capelli bagnati. Le due più celebri, la gommina Simmons e il Tenax, che nell'81 diede nome anche ad un celebre locale fiorentino. Anni 80 che però per il nostro autore resta anche... anche adesso, giusto? Perché autore, lei usa la gommina in testa, vero? Ah, ecco perché ce l'ha messa come notizia. No, non è schiuma, non è già, è gommina. Gommina, gommina proprio. Lei è rimasto fedele dagli anni addietro, quindi. Quanti ricordi su questi meravigliosi anni 80? E un dettaglio importante proprio di questi anni 80 era la gommina. Certo, io mi ricordo appunto con quelle creste, con quelle capigliature, un po' di gommina ci stava la gran più bella. Beh, è chiaro che comunque adesso si usa il gel, la funzione è sempre la stessa, ma gli anni 80 avevano sempre un qualcosa di friccicarello, un qualcosa di bello per quanto riguarda ogni novità che si poteva vedere, e di conseguenza sono stati degli anni magnifici. Quando siamo io e Sheila spesso parliamo degli anni 80 perché in primis li abbiamo vissuti veramente fino in fondo. Sì, era quell'effetto che poteva arrivare anche la bufera, come c'è stata questo weekend, che esatto, ha fatto anche danni, e i capelli erano che a i capelli posto, erano sempre lì composti in ordine. Sì, infatti io avevo anche qualche pelo in più, qualche capello in più, e mi ricordo che la Ma gommina... ti facevi la cresta da gallo? La cresta no, però ce li avevo belli a spazzola. Ma dai. Sì, assolutamente. Io invece sì. Negli anni 80 no, la gommina non l'ho mai usata, perché noi donne usavamo di più la spuma. Sì, quella sì. C'era anche quella strong che diventava quasi effetto gommina. Sì. Tu adesso cosa usi per quel ciuffettino lì? Un po' di qualcosì, gel. Il gel, certo, non la gommina. No, no, la gel. Ma scusa, la differenza tra il gel e la gommina, dove sta? Beh, autore, qual è? È la stessa roba. Più o meno più siamo o meno, lì, vero? Sì. Si chiamava, era il nome gommina. Però era il gel. Sì, certo. Ci sono dei gel che sono pazzeschi. Sì, dei gel che sono veramente devi lavarteli forti, un paio di volte, due passate di shampoo per toglierti. Lo va come se la ride, lo sa l'autore. Ah, quello è fortissimo, no, quello nero dai. È fortissimo, quello è strong proprio. Mamma mia, come fa, raga? Come fate? Sì, sì, stavo sì, anche su. Sì. Come... No, vabbè. Molto bene, dai, dopo di cosa andremo a... Ah, io devo vederla la foto, però ho deciso di vederla in diretta con voi. Questo monolocale, con un prezzo al mese pazzesco, un po' caruccio per essere un monolocale, dove in... 2 metri quadri c'è tutto, ma la foto devo vederla con voi. L'autore, vabbè, l'ha scelta una notizia, quindi l'ha già vista la foto. Bene, dopo lo guardiamo. Ora ci dobbiamo concentrare per un'altra informazione, un portale fantastico, e allora io vi dico 9 e figura 9. Allora, signori, attenzione, perché beh, il 9 è stato veramente il principale protagonista a livello di vincite di questo mese d'agosto. Arriva il mese di settembre, il nono mese dell'anno. Ma attenzione, perché la statistica di questo 9 è ancora alle stelle, è ancora al top. Molti ambi li abbiamo vinti anche al primo colpo di gioco con il 9, il 9 con il 20, per esempio era un ambo al primo colpo di gioco, il 2-9 alla ruota di Bari, sabato il 9-82 alla ruota dell'8 di Venezia. Faremo anche un piccolo resoconto dei primi colpi di agosto, ma attenzione perché abbiamo la nuova
formula legata al numeretto 9 con un ambo e un terno stop. Ambo e terno con il 9 da valutare proprio per la prima estrazione del mese. E poi abbiamo la nostra mitica figura 9, un terno secco. Bene, io vado in redazione perché sarà estremamente importante avere le idee chiare per dove valutare il 9 e la figura 9, e proprio tramite queste condizioni io e Marco veramente vi diamo pochi numeri, poche combinazioni, le migliori in assoluto, e speriamo che arrivino in campo, che vadano in campo proprio con la prima estrazione del mese di settembre. Vi devo dire una cosa, dobbiamo veramente fare attenzione ancora al 9, soprattutto all'ambo con il 9 e a questo terno di figura 9, che la figura 9 è stata un pelino in ritardo nel mese di agosto, quindi deve recuperare le estrazioni che non è arrivato. È ancora un portale fantastico, poche combinazioni, la redazione mi aspetta, perciò vado di là, grazie. Molto bene, è l'89-22-77, ripeto 89-22-77, fantastico portale, perché dopo il tasto 3 vi darà la possibilità di avere lo speciale Napoli-Cagliari con il terno di figura 9 dall'81-45-63. Attenzione, perché questo triangolo di figura 9 chiama la figura 9, sapete come i numeri si ripetono, soprattutto si rincorrono, e allora la regola tecnica e statistica conferma un terno secco, un terno di tre numeri. Valutatelo attentamente perché è veramente molto importante. E come seconda informazione abbiamo lo speciale numeretto 9, un ambo e un terno secco, e allora fate vostra questa indicazione estremamente importante, speciale 9 e figura 9. Vedete che ancora una volta pochi numeri, poche combinazioni, le migliori in assoluto, valide appunto per la prima di settembre. Via con le vostre chiamate da rete fissa dai cellulari 89 22 77, tasto 3. Sette, sette, sono tre cifre belle e sono perfette. Aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 7, 7.
Bene, è l'892277 Amboterno col numeretto 9, un po' lo speciale di questo mese di settembre, e poi il terno di figura 9, quindi informazione unica per tutti coloro che vorranno questo portale. Sheila. Allora, che cosa accadde oggi? Ci voleva un po' insieme a me, te, io, anche Marco, perché sicuramente ne sa molte di Jack lo Squartatore, perché oggi 31 agosto, ma 1888 venne trovata la prima vittima accertata appunto di Jack lo Squartatore, ed era una prostituta di 43 anni, Mary Ann Nichols. Iniziava così la trista leggenda del serial killer più celebre della storia. Il suo target era prostitute oltre la quarantina, tranne però l'ultima vittima, che aveva 25 anni. Jack si divertiva a scrivere continuamente delle lettere alla polizia sfidandola, e fu lui stesso ad attribuirsi il soprannome col quale è riconosciuto. Non fu mai catturato né individuato, anche se un'accurata indagine della scrittrice Patricia Cornwell sembrerebbe identificare Jack nel pittore Walter Sickert. Vabbè, io qua so veramente poco, non posso molto commentare questa notizia. Però tutti conosciamo, insomma, Jack lo Squartatore. Quante vittime? Non so quante ne ha fatte, ma credo parecchie. Adesso l'autore che dirà la regia magari si avvicina qua in studio. Tra 6 e 8? Ah, pensavo molte di più invece. Accertate però. Sì, una decina, 6, 8, 10 vittime, mai si è catturato, quindi mai si saprà chi è Jack lo Squartatore. Hanno fatto tante ipotesi, ma è chiaro che non si è mai catturato. Ecco perché in questi giorni stanno facendo degli speciali proprio su Jack lo Squartatore, anche ieri in televisione ho visto lo speciale, perché proprio c'è questa ricorrenza del momento. Del periodo. Un'epoca che si è chiusa appunto quindi parecchi anni fa con questa determinata situazione, ed è che comunque la storia ha sempre questo punto di domanda, perché tanti di noi si fecero molte domande per non arrivare a nessuna verità. Ma quindi, autore, pongo una domanda, così mi viene spontanea. Dopo le 6-8 vittime accertate di Jack lo Squartatore, poi lui andò in pensione, basta, decise di non ammazzare più nessuna donna. Alcuni dicono che ha continuato. Si è spostato. Sì, che poi c'era anche la teoria che forse era un macellaio, che forse questa l'avevo sentita, che era un veterinario, sì, eccetera eccetera, e poi comunque è andato tutto in una bolla di sapone. Mamma mia, va bene, okay. Va bene. Ne abbiamo ricordato cosa accadde nel 1881, 31 agosto, una giornata insomma come questa. Dopo abbiamo il monolocale, ho invertito le notizie, scusate. Bene, adesso io ritorno in redazione perché abbiamo molte richieste per l'informazione legata al 90, semplicemente, unicamente nei due ambi e nel terno secco, e allora andiamo di là, grazie. È l'895-095, raggiungibile da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari. Un buon 90 Napoli-Venezia dalla somma 90-24-66, e confermata dalla figura 9, dal triangolo di figura 9, 9-45-81. Allora attenzione, signori, perché diventa veramente importantissima questa nuova informazione nei due ambi e nel terno secco. Allora fate vostra questa informazione, unico portale per avere il 90 valido per la prima estrazione di settembre. Qua avete veramente tutto, perché questa doppia condizione vale tanto, riapre la caccia al 90 per questo settembre. Via con le vostre chiamate. Muoviti, c'è nell'aria qualcosa, forse profumo di rosa, 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 rosa.
presenza sinuosa. Aggiungi al 9 uno zero e spaccherai il mondo intero. Rinnova l'atmosfera, vola nella stratosfera, entra in una nuova era. Mostrati per quella che ti senti dentro, cogli il tuo momento, impegnati a fare centro, vai dove ti porta il vento. Pochi secondi, poi noi ci fermiamo, un po' di pubblicità, ma ritorniamo. Quindi restate sintonizzati su 7 Gold, andremo a vedere questa immagine di questo monolocale a Londra, una cifra abbastanza alta per essere un buchetto, e poi con Lio torniamo. Assolutamente sì, non andate via perché sarà molto importante anche il dopo Casalotto, in quanto ci sarà la possibilità di avere un'informazione veramente importante. E allora mi raccomando, state con noi, sempre con noi di Casalotto. A dopo. Minuti, è dall'inizio della puntata che non vedevo l'ora di questo momento. Strano ma vero, un monolocale, ma veramente mono in miniatura quasi. Voglio vedere con voi in diretta la foto. Intanto siamo a Londra e siamo a Camden, che è una zona che per chi è stato, chi vive a Londra sicuramente conosce, davvero mini, eppure comunque non certo regalato. Si vede bene, cioè il letto è sopra, sotto io vedo una lavatrice, un cucinino, non, ah, il bagno è dalla, ma ti prego, adesso vedo la foto a destra dove c'è il bagno. Sì, proprio non ci posso mini. Credere. Beh, sentite qua, siamo a Londra, parliamo di sterline, 750 sterline al mese, ve le trasformo in euro circa, attenzione, perché a questo prezzo, scusate, ma 850 euro per un letto a solpalco, si vede benissimo, e sotto il solpalco il bagno, la lavatrice e la cucina. Le immagini sono diventate virali e c'è chi si è indignato parecchio parlando di violazione dei diritti umani. L'autore è entrato in studio e se la ride. No, vabbè ragazzi. Ma 850 euro, adesso a Milano, vabbè, dipende anche dalle zone, ma io che abito in zona San Siro con 850 euro vivi tranquillamente in un bilocale anche arredato e anche decentemente. Qua, ok, siamo a Londra, non conosco il quartiere di Londra, ma mi sembra abbastanza esagerato questa cifra per questo buco. Buco, è proprio un buchetto. Beh, è chiaro che comunque è esagerato il costo di questo monolocale, anche perché certo ci sono le cose primarie per quanto riguarda una casa, stop, basta, non ti puoi muovere. Di conseguenza, beh, ci credo che è diventato virale questo video, queste foto, questa notizia, perché comunque è veramente troppo, 850 euro per quanto riguarda un monolocale di 40
40 metri quadrati, non allora, di più penso. Io non vedo neanche il bidet, secondo me non c'è, la doccia non la vedo, ma a parte quello comunque va bene per uno che si alza alle 7 di mattina, esce e rientra, cioè va bene solo per dormire un sì, posto solo così. Solo per dormire, assolutamente. È improponibile riuscire a starci in quella casa, in quell'appartamento una giornata intera. Comunque vabbè, e volevamo mostrarvelo anche noi. 7 minuti, teniamoci quei 20 secondi per salutarvi come sempre, naturalmente, quindi Lio, dove ci porti? E allora vi porto con un'informazione veramente importante perché la condizione è una condizione da valutare attentamente, questo quadrato di vertibili isotopi perfetto conferma due ambi e due terni secchi. Signori, attenzione perché questa è una condizione anche rara perché di vertibili ne escono sempre tanti. Ma difficilmente arrivano in posizione isotopa come questo Firenze e Roma 78-87, 67-76. E allora signore attenzione, voi avete fatto le somme, le differenze anche in diagonali, avete visto che il prodotto di somma, di sottrazione si ripetono, e allora attenzione perché questa è una condizione veramente molto forte che conferma i due ambi secchi e i due terni secchi, perlomeno i due ambi secchi sono da valutare attentamente. E poi sempre con la stessa chiamata, perciò nello stesso portale abbiamo uno scoop di ricerca di Lio e di Marco perché abbiamo trovato una ruota unica per il 590 con un solo abbinamento. Beh, attenzione perché quel 990 aveva un solo abbinamento e 982 lo abbiamo centrato. Ora attenzione perché a questa ruota, attenzione, è fantastico sia il 5 e il 90 con questo abbinamento, quindi questa è un'informazione scoop che io e Marco abbiamo trovato e verificato e ora ve la portiamo in questo portale. Allora andiamo di là in redazione, grazie. Bene, eccomi ancora in redazione ed ecco che abbiamo l'89349494, ripeto 89349494, dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere in primis, questa condizione è veramente imperdibile, il Firenze-Roma nei due ambi secchi e due terni secchi, perlomeno gli ambi li dovete valutare, uno è un radicale e uno è un ottimo vertice. E come seconda informazione abbiamo questa informazione scoop di Lio e di Marco, ruota unica per l'ambo 590. Il 590 è estremamente importante perché sapete bene che il 90, che il 5 è il diametrale in decina del 90. Allora attenzione perché su questa ruota è importante in quanto lo sfaldamento del 590 conferma un solo abbinamento. Fate vostra questa informazione valida per la prima estrazione di settembre, 89349494, tasto 3. Well, she will bag it down in her chair. Oh, she's drinking beer and whiskey and tell the people that she don't care. Well, I said that this whole world is in a bad condition. Well, I said that this whole world is in a bad condition. Well, I said that this whole world is in a bad condition. Next
well, I gotta move. Ultima possibilità per questa diretta tramite l'8922 77. Beh, questa è l'informazione del giorno con speciale 9, numeretto 9, un ambo e un terno e soprattutto la figura 9 nel terno secco per la prima di settembre. Fate vostra l'informazione perché entrambe sono fantastiche. 8922 77, come ancora una volta avete visto, io e Marco vi diamo veramente il succo, pochi numeri, poche combinazioni, perché si riesce a centrare anche l'ambo alterno seguendo veramente poche combinazioni. Via con le vostre chiamate. Black Panther, keep the ball. Black Panther, free and all. Up with concentration, heart is just our nation. Waiting for the land of hope and dream. Dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther. Amici di Casalotto, tempo dei saluti, i nostri ultimi 20 secondi per dirvi tutte le volte che ci seguite, grazie, grazie, siete sempre in tantissimi e ci vediamo prestissimo, Lio. Grazie Sheila, grazie a tutti voi che avete seguito la nostra diretta, è importantissimo ed è chiaro che vi diamo appuntamento alla nuova diretta, a dopo, ciao!